E bella a tutti ragazzi, qui Wolf. E Jacopo Mi. Oggi siamo qui per un altro commentary. Praticamente doveva essere un triplo triplo comment, solo che praticamente il nostro carissimo Stefan Kaus, come al solito, ha avuto un impegno all'ultimo. E anche se era qui, ma poi non c'era più praticamente, poi era qui. Fatto sta che alla fine ci ritroviamo a fare il commento soltanto noi. Vabbè, comunque questo qua è un insieme di due video. Il primo è un del match a squadre su Nuke Town, dove vedete l'arma, lo scorpio Nivo, mi sembra con la wildcard, tre accessori, silenziatore, caricatore aumentato e calcio. Poi invece quanto riguarda la secondaria, sempre V23 con caricatore aumentato, poi flessibile, prestigiatore e destrezza. Diciamo che alla fine ho scelto prestigiatore, visto che lo scorpio Nivo fa fuori proiettili molto velocemente. Infatti secondo me a distanza ravvicinata è una bestia, da lontano fa abbastanza schifo. Per quanto invece riguarda le serie di uccisioni, sono WAV, drone d'attacco e approvvigionamenti, quindi poi infatti avete visto poi come l'ho chiamato, ho preso l'Airstorm. Bella ragazzi, allora, adesso che Gioia, cioè che Wolf ha fatto la sua super spiegazione praticamente da intellettualissimo, intanto adesso, non gli frega niente a nessuno, ecco, tanto gliene frega niente a nessuno, che tanto sto video qui chi vuole lo guardi. Praticamente bella ragazzi, c'è Jacopo Mi con voi, siete fortunati, anche se qui la compagnia, no, siamo finiti, ecco, siamo completamente fortunati. Allora stiamo a fare sto commentary qua, c'è sto gioco che sarebbe Call of Duty, vabbè, Call of Duty 2, assolutamente, mi raccomando, siamo qui con una mappa di merda. Sì, vabbè, Nuke Town è quella più scelta, cioè io ho visto 30, beh, diciamo 35 su 40, anche di più, viene scelta lei. Benissimo, perché ho detto 40? Va bene, benissimo, bella ragazzi, ecco, già che ci siamo, ecco così. Ecco, allora, adesso vi spiego. Ah, è vero, anche la Sentex. Vi devo spiegare assolutamente una storiella. Ah no, scusate ragazzi, forse ho sbagliato al D23, mi sarebbe caricato aumentato perché ho la Sentex. No. Ma la Sentex io non l'ho mai usata, dire la verità. No, mamma mia, ce la tiravo. Ci siamo pensati male. No, no, ci vuole una mia storiella, allora ragazzi. No, no, aspetta, spiego no. Perché sto coso qua l'ho registrato 6 mesi fa, cioè. Sì, praticamente noi vi facciamo il giochetto, no? Che facciamo i video mesi e mesi prima, anni prima, e poi li commentiamo dopo, magari passano 6 mesi, così voi dite, ma perché questi qua non mettono mai video? Perché così vi teniamo in ansia, no? Così magari perdiamo qualche utente, il nostro non è proprio un bel piano, però funziona. No, per adesso perché Stefan Carto ha avuto problemi tecnici, anzi io non avevo il computer. Visto che io avevo un grandissimo computer del 2003 che non serve più a niente. Per fortuna adesso siamo qui, abbiamo un computer tutto nuovo, un tecnico tutto nuovo e super efficiente, un po' di dubbio insomma, fa, no? Ecco, abbastanza. Jacopo Mi dovete sapere che è un tecnico super qualificato informatico, come ho già detto la scorsa volta. No, guardate la macchina da guerra quanto per fare. No, una cavolata. Che figone sto video. Pensate che dopo, proprio per farvi sdrogheggiare di più, ne parte pure un altro, praticamente finita questa partita ne inizia un'altra, perché si può, cioè no, guardate, c'è anche il colpo anche con l'MP, cioè quindi ecco. Che poi l'MP non serve a niente, perché se voi sparate a raffica l'aggiustate un po' la mia, lo prendete, cioè alla fine, cioè secondo me forse serve molto, vedete, torrette robot, poi anche il guardia, però non si sa perché qua a coltellata non gli fa niente, cioè bisogna sganciare caricatore su caricatore, cosa che io personalmente non ne proprio voglia. Perfetto ragazzi. Allora, qui ci vuole una delle mie favolose storielle, no? No, poi lo teniamo per il serie. No, lo facciamo. Allora, vi annunciamo che a breve inizierà una serie, praticamente una serie favolosa, in cui ci parlerò soprattutto io, Jacopo Mi. Ecco, adesso si è giunto alla fine del video. Sarete il secondo. Vabbè, secondo adesso lo introduco velocemente, è un gameplay su Overflow, sempre nel match a squadre, con il Type 25, con caricatore rapido, silenziatore, così anche qualcuno. Che sarebbe poi fantasma inflessibile, vabbè qua vedete proprio che nabbi mi trovo, poi campo secondario 23 con caricatore aumentato sempre, e poi altro direi sembra acciaio e destrezza, perché sì, avevo appena iniziato a avere ingegnere. Vabbè, adesso che abbiamo fatto introduzione continuiamo, ora rimasto a fare. Ah, è vero, poi mi sono dimenticato le serie di uccisioni che sono WAV, drone d'attacco sempre e attacco fulmineo, vedete quelli della scorsa volta, poi io li tengo sempre. Vabbè, insomma, stavo dicendo che praticamente a breve ci sarà una nuova serie in cui parlerò soprattutto io, si intitolerà Le storie pazze di Jacopo Mi, perché voi non lo sapete, ma io
praticamente quando mi mettete davanti a un videogioco diventa un bimbo minchia perfetto, quindi praticamente proprio... Che bello! Ecco, quindi io racconterò un sacco di stronzate. Guardate, adesso no, guardate adesso qua che camper che mi ritrovo davanti. Un bel camper, ecco, farò una marea di stronzate in questa serie, però volevo già introdurre la buona storiella. Adesso lasciami un attimo per fare altra vittima, secondo me è una buona arma, cioè iniziale, perché mi ricorda molto le K171 Vintoca di Battlefield 3. Per un un'arma precisa ma un grandissimo attivo di fuoco, infatti l'iniziale è perfetto. Adesso guardate, Epic Fail. Sentite ragazzi, lo sapete, non siamo normali. Noi non siamo normali, non abbiamo trovato la musichetta su internet, allora facciamo ancora una volta, no? Perché... l'ho fatto Jacopo mio e basta. Sì, l'ho fatto soltanto io perché dovevo fare anche Stefan Kraus, ma sapete, c'era ma non c'era, alla fine non c'è. È sparito. Come al solito, ecco, anche stavolta è caduto in un altro balcone. Ma guardate questi. Mamma mia. Ma io su Ocofo mi trovo sempre cristalli. Una volta ho fatto tipo, peccato l'ho registrato, un 25.5 col file DSU, cioè quello dell'altro mondo. Vabbè, allora facciamo la mia super storiella. Praticamente storiella di oggi che introdurrà la favolosa serie delle storie pazze di Jacopo. Hai 4 minuti. 4 minuti ce la facciamo. Allora, voi non lo sapete, ma io sono un patito di un altro gioco, GTA. Particolarmente io avevo San Andreas, solo che avevo un piccolo problema, a me piaceva fare trucchi praticamente, come a tutti i bimbi minchia. Tu fai il trucco, poi salvi, poi fai un altro trucco, poi salvi, poi va a finire che dopo che hai fatto 500 hack praticamente non va più un cazzo, cioè il tuo salvataggio praticamente va a fanculo e quando cerchi di avviarlo esce una bella scritta simpatica che dice... Poi guardate, aspetta, guardate un po' la forza dell'infiltrazione tattica, che è molto... messa molto intelligentemente in mezzo, come vabbè continua. Se voi volete potete scrivere anche basta Wolf Silvia Cutomi, così mi fate un po' di tifo, così almeno loro sanno di chi lo parlo. Vabbè, adesso torna ancora il grandissimo stop unico, perché ci rimangono solo 3 minuti. Praticamente ti esce la scritta che dice che hai troppi, ecco qua si apre il computer da solo, che praticamente hai troppi, hai usato troppi trucchi, fai il salvataggio è troppo pesante, bisogna ricominciare da capo il gioco, anche tu ti incazzi e dici ma cos'è che è successo? Cos'è che dovrò fare? Allora inizi a prendere a pensare che sia il CD, prendi il CD, lo porti al GameStop e dici guardi io c'ho un problema perché praticamente non so, si vede che quando hanno stampato il CD praticamente in fabbrica c'era qualcuno che gli è finita la mano nella macchina che stampa i CD e non so, vabbè, tenetevi il CD. E mi hanno cambiato il CD anche se con un po' di storie. Torno a casa, lo stesso errore, mi dico ma perché? Perché non va sto gioco di merda? Allora iniziamo, può essere la memory card, cambiamo la memory card, portiamo lo stesso salvataggio su un'altra memory card e riproviamo sempre lo stesso errore. Allora vado lì con la PlayStation, porto la PlayStation al GameStop, dico che probabilmente quando l'ha stampata gli è finita la mano dentro, la sai, perché qui siamo in Italia naturalmente. Ma te lo fanno in Giappone, ecco. No, in Cina. Le fanno pure in Cina, quindi è in Vietnam. Ancora peggio, ecco. Basta che non le faccia in comunisti, che loro lì siamo proprio conciati male. E allora praticamente... In Vietnam e Cina sono comunisti, lasciamo stare. A proposito di Cina, praticamente c'era una simpatica battuta che ha fatto Wolf, che dice che la CIA starebbe a significare cinesi infiltrati in America. Che proprio poi avete notato una cosa, la Cina adesso come sapete, momento d'attualità, sta diventando una potenza mondiale. E che cosa è successo? Adesso il Battlefield 4 sarà uno dei nemici principali insieme alla classica Russia, come si chiama Master System. E adesso molti di voi diranno, ma è una coincidenza, le coincidenze non esistono, è stata la vera scelta. Perché? Va bene che dai, se si dice, vabbè lasciamo stare. Vabbè, siamo conciati proprio male, fatto sta che stasera abbiamo sdrogheggiato, quindi fare sto video è una roba... Adesso ci vuole copyright di Johnny Creek, ma lasciamo stare. Ecco, praticamente stiamo violando leggi su leggi, copyright degli altri, ci denuncia Berlusconi. Finiremo proprio una marea di guai, però noi facciamo questo video stesso perché ci divertiamo. Ecco, praticamente come CIA vuol dire cinesi infiltrati in America, FBI vuol dire o Facebook Intelligence, oppure francesi bravi a investigare, però non siamo sicuri. Commentate poi, ci direte anche voi le vostre, per esempio ci sono arrivati alcuni commenti tipo SPA, società per alieni, e SRL, società relativamente legale, che qui in Italia non c'è neanche è bisogno, super diffusa. È super diffusa, non c'è neanche più bisogno di dire SRL ormai. Cioè, ma perché becco sempre il solito tizio di filtrazione tattica? Sì, ma sto qua è un gioco per camperoni, ci sono camper dappertutto. Tu inizi a sparare dappertutto, becchi un camper, poi ne becchi un altro, un gioco prima poi si trova. Gioco comunista. Dov'è che fabbricano Call of Duty? Call of Duty è fabbricata la Toyota, che è americana. Ecco, perfetto. Ancora
cioè poi praticamente l'America è l'unica di cui ci si può fidare, perché certo, per il resto cinesi, giapponesi, Vietnam, comunisti, va che merda. Vabbè, siamo quasi giunti alla fine, quindi salutare. Salutiamo, alla prossima arriviamo finalmente, si spera, con una sigla che è ancora in costruzione. Quindi, bella raga, da Jacopo Mi e da Wolf.